Mister, grande euforia in città al ritorno della trasferta vittoriosa di Perugia, mentre nella città umbra ci sono state polemiche, insomma, dopo le sue dichiarazioni in sala stampa. Quella sono contento per Catanzaro, per il Catanzaro e per i nostri tifosi, che abbiamo portato a casa un risultato importante. Per quanto riguarda il Perugia, la mia non è stata una, è stata una provocazione a quello che mi hanno detto loro. Che loro in sala stampa mi hanno detto: se finiva 5-0 non c'era niente da dire. Io gli ho detto: vabbè, primo tempo, il secondo tempo abbiamo preso a pallonata, ma nel senso provocatorio, non a dire, anche che poi alla fine, se uno va ad analizzare la partita, loro hanno avuto tre occasioni nel primo tempo e una nel secondo. Noi abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo, una clamorosa nel secondo, e abbiamo fatto due gol. Quindi alla fine abbiamo meritato noi. Se poi uno va a vedere anche la statistica sui corner, l'abbiamo tirate 7 noi e 4 loro. Possesso palla l'abbiamo fatto sempre noi. Quindi alla fine il risultato è più che giusto. Le uniche due palle con loro erano due fuorigioco clamoroso non fischiate, quindi niente da dire. Sicuramente è stata una partita bella, spettacolare, giocata su alti livelli, ma il Catanzaro l'ha preparata in maniera impeccabile sul punto di vista tattico. Catanzaro l'ha preparata nella maniera più giusta, facendoli sfogare nel primo tempo e dandogli la mazzata del KO nel secondo. Così è stato e sono contento, vuol dire che avevo visto bene le tre partite loro. Nei prossimi 10 giorni è una fase importante per capire i veri valori di questo campionato. Beh, ora iniziamo a pensare alla partita di domenica, che è una partita difficile, dove verrà una squadra a chiudersi e cercherà in contropiede di farci male. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno, a cercare di sbloccare il risultato, anche perché sbloccando il risultato ci verrà anche più facile poter giocare un buon calcio. Sono finalmente a disposizione i nuovi elementi stranieri, una prima impressione? Sì, sono a disposizione tutti, però non è che siamo 32 giocatori, io devo guardare tutti, poi chi merita gioca.